Sono arrivate le feste e come ogni anno non sapete cosa cucinare. Ed è per questo che esiste ricette e rimedi divini. Oggi vi farò una ricetta facile, 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 ovvero la cotoletta alla bolognese nella sua versione più classica e tradizionale. Partiamo subito con gli ingredienti di questa fantastica cotoletta alla bolognese. Noi stiamo utilizzando delle costate di maiale con l'osso, ma nella ricetta tradizionale ci va il vitello. Il prosciutto crudo di Parma è fondamentale perché è tutto collegato al luogo da cui nasce questa ricetta. Il parmigiano reggiano sono tutti indicativi gli ingredienti, inutile vi do le quantità perché dipende da quante persone siete voi. Le uova, quindi classici ingredienti della cotoletta, il pan grattato, poi abbiamo bisogno del brodo di carne e il burro chiarificato oppure dell'olio di semi per friggerla, ma si frigge nel burro e della farina. Partiamo subito con la realizzazione della ricetta, battendo le costate di maiale oppure di vitello con il nostro batticarne. Quindi noi dobbiamo, stando attenti a non rompere l'osso, dobbiamo assottigliarle il più possibile, aiutandoci con un foglio di carta da forno. Vedete come si battono bene da un lato e dall'altro. Le dobbiamo ingrandire, ingigantire. Dopodiché passiamo alla panatura, classica panatura, quindi prima immergiamo nella farina, battiamo, facciamo aderire bene la farina sul nostro pezzo di carne, quindi subito dopo andremo a immergerle nell'uovo. Si usa la farina perché aderisce meglio l'uovo alla carne. Quindi sbattiamo le nostre uova e poi procediamo come se fosse una ricetta di una cotoletta classica, chiamiamola alla milanese. Quindi immergiamo le bistecche battute all'interno dell'uovo, dopodiché passiamo al pan grattato battendo ben benino, quindi il pan grattato deve aderire bene. Se volete potete procedere anche con una doppia panatura, riproducendo di nuovo tutto il procedimento. Andiamo nella padella, padella antiaderente, burro chiarificato, olio di semi, facciamolo sciogliere, arrivare a temperatura. Si usa il burro chiarificato perché ha un punto di fumo più alto rispetto al burro normale. Per chiarificarlo dovete far evaporare l'acqua in eccesso all'interno del burro a fiamma bassissima. Iniziamo con la frittura, quindi friggiamo la cotoletta, deve friggere benissimo da un lato e dall'altro. Vedete come frigge, sfregola bene il nostro olio, il nostro burro chiarificato, scusate. Quindi una volta che è pronta da un lato, la giriamo anche dall'altro lato. Direi che l'effetto è perfetto. Friggiamo anche l'altra cotoletta. Dopodiché l'andremo a sistemare. Guardate che meraviglia, guardate che cioè, è buona già così. Per me la ricetta potrebbe finire anche qui, ma noi la arricchiamo. Nella stessa padella, mi raccomando, che abbia un manico che possa di metallo, che possa entrare in forno. Aggiungiamo la cotoletta, il brodo di carne, poi andremo ad adagiare con delicatezza le fettine del nostro prosciutto crudo di Parma e mettiamo il parmigiano grattugiato. Nella versione più gourmet, più contemporanea, si usa la fonduta di parmigiano. Adesso grill acceso, 220 gradi solo sopra, andiamo a grigliare. Vedete, questo è il risultato. Il parmigiano si è fuso, il prosciutto è diventato croccante, il brodo ha ammorbidito la cotoletta e ha finito la cottura della stessa, se è rimasta troppo spessa, ed è un piatto davvero unico ed eccezionale che stupirà sicuramente
i vostri ospiti, i vostri commensali. Aggiungiamoci ancora un po' di parmigiano, se volete una spolverata di tartufo, ci sta davvero bene, il piatto è perfetto così. Quindi, se vi è piaciuta la ricetta, lasciateci un like, iscrivetevi al canale YouTube di Rimedi Divini, ma soprattutto commentate il video qua in basso, accendendo la campanellina. Ciao e buon Natale!